Ben ritrovati alla trasmissione Il Punto, settimanale di approfondimento su temi di politica, di attualità che riguardano la regione, l'Umbria, da Palazzo Cesaruni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, come sempre ospiti della trasmissione un consigliere di maggioranza e un consigliere di minoranza. Per la maggioranza abbiamo oggi Stefano Pastorelli, capogruppo Lega Umbria. Per la minoranza, Donatella Porsi, consigliere regionale del Partito Democratico. Allora, a beneficio di chi ci ascolta e non ci vede, poiché la trasmissione viene anche irradiata, nel vero senso della parola, da emittenti radiofoniche oltre che televisive, vi dico che vi parla Paolo Giovagnoni dall'aula consiliare del Palazzo, non dal nostro normale studio televisivo del centro video. Ancora le misure di sicurezza sono in vigore, rispettando il protocollo alla giusta distanza. Siamo dunque nella stessa aula che ospita le sedute dell'Assemblea Legislativa. E quindi l'Umbria non è ancora fuori dalla pandemia, da questa situazione che da parecchio tempo ormai interessa tutti e coinvolge tutte le realtà. La politica gioco forza da tempo ormai ha al centro dell'attenzione, diciamo, dà la priorità a temi che riguardano un po' la sanità e come si sta gestendo l'emergenza. Si spera la fase di uscita dall'emergenza con tutte le implicazioni, naturalmente. Allora chiedo prima a Donatella Porsi del Partito Democratico quali sono le criticità e anche i punti di forza, perché comunque nei nostri ospedali lavora un personale che ha dato prova negli ultimi tempi, anzi sempre, ma negli ultimi tempi in modo particolare, di essere molto molto rispondente a quelle che sono le attese. Porsi, la situazione a questo punto della pandemia, sperando che sia l'uscita dall'emergenza pandemica. Sì, che sia l'uscita ce lo auguriamo tutti, e le notizie che ascoltiamo quotidianamente sono, diciamo, relativamente positive, nel senso che ci stiamo avviando. Queste sono le notizie anche di stamattina, che vengono anche dal resto d'Europa, dove magari questa ondata è stata un po' anticipata, no? I dati ci confortano. Evidentemente il programma di vaccinazione ha avuto il suo grande effetto. La virulenza di questa quarta ondata purtroppo si è presentata con caratteristiche altre rispetto alle precedenti, e come diceva lei, appunto, siamo stati capaci di reggere un urto fortissimo grazie al nostro personale sanitario. Un personale sanitario al quale continua ad andare il nostro sentito ringraziamento per come in questi lunghi 3 anni, perché ormai siamo al terzo inverno che affrontiamo l'emergenza, e siamo al terzo inverno che purtroppo, come abbiamo lamentato in più di un'occasione, ci siamo arrivati ancora impreparati per certi versi. Purtroppo i dati, le notizie e tutto quello che circola all'interno anche di chat, magari meno nei canali istituzionali, perché poi c'è una sorta di compressione anche della libertà di espressione da parte di chi opera all'interno di questo mondo, ci denunciano situazioni di grande criticità che hanno una matrice comune e una responsabilità unica, quella di non aver proceduto alle assunzioni. Gli atti che abbiamo presentato in questi 3 anni in quest'aula sono andati da subito in questa direzione. La carenza del personale, che anche l'assessore Coletto nell'ultima risposta a una delle mie interrogazioni relativamente al problema relativo al tema della sospensione della terapia del dolore nell'ospedale di Foligno, ci ha presentato un quadro nazionale che tutti conosciamo, ma è grave la responsabilità di chi, e qui parlo della nostra regione, in 3 anni si è, diciamo così, pregiata di essere forse tra le ultime regioni per il numero di assunzioni fatti, lasciando scappare tanti professionisti, lasciando scappare giovani laureati che hanno trovato un'occupazione nelle regioni limitrofe, e trovandoci nella condizione oggi di non poter risolvere il problema. Per cui, al di là di alcuni titoli che anche ieri ci hanno sorpreso, o perlomeno mi hanno sorpreso, leggere che abbiamo abbattuto le liste di attesa quando
non più tardi di 15 giorni fa, sempre da parte dell'assessore Coletto che rispondeva a una interrogazione, aveva fatto un piano per lo smaltimento delle liste d'attesa che lasciano purtroppo davanti a noi un tempo troppo lungo, parliamo di anni, addirittura 7 anni per la mole di per il namore delle prestazioni che sono rimaste, diciamo così, nella presa in carico. Aggiungo e concludo che tutto questo sta svuotando il nostro sistema sanitario, portandolo verso quella sanità privata che sicuramente ha sempre rappresentato un'opportunità di complementarietà con il sistema pubblico, ma che oggi si vede profondamente avvantaggiata e che sta crescendo proprio in virtù del fatto che nel sistema pubblico gli utenti, i cittadini umbri, non trovano le risposte necessarie alle loro necessità. Consigliere Pastorelli, molta carne al fuoco ha già messo Donatella Porsi, tante le questioni affrontate, tanti problemi anche atavici che derivano da tanti anni, come le liste d'attesa, un problema che preesisteva. Per la prima volta l'Umbria ha il centrodestra con la Lega e con Fratelli d'Italia al governo e si trova ad affrontare questa situazione molto complessa. Ecco, anche l'assessore Coletto negli ultimi tempi mi sembra più presente sulla stampa, proprio perché c'è da puntualizzare e chiarire. Allora, la posizione della Lega sentiamo. Beh, assolutamente sì, io vorrei un attimino, dove c'è da fare delle critiche, per carità, tutto migliorabile, tutto perfettibile, però poi, diciamo, i dati sono sotto gli occhi di tutti e evidentemente se l'Umbria, diciamo, è rimasta anche una delle poche regioni bianche, no? Chiamiamolo adesso, i colori non mi piacciono, no? Però dobbiamo dire siamo rimasti bianchi, evidentemente è frutto anche di un lavoro fatto dalla politica, quindi dall'assessore Coletto, ma tanto è il lavoro fatto dai professionisti sanitari che lavorano ogni giorno sul campo. Ecco, su questo mi unisco alla collega Porsi nel ringraziamento profondo che va a tutti coloro che ogni giorno si adoperano per questo. Ma impreparati, se i risultati sono questi, la collega Porsi dice siamo arrivati impreparati, non oso pensare gli altri, quindi le altre regioni che cosa hanno fatto, insomma. Quindi se il risultato, l'impreparazione è questa, beh, possiamo anche essere più che soddisfatti. Una critica che posso rigettare è quella che lo sentiamo dire spesso, no? Che si va verso la privatizzazione della sanità e quant'altro. Assolutamente no. C'è un disegno ben preciso, c'è un piano sociosanitario che tra l'altro è in discussione in questo periodo, che prevede tante novità, che sono il potenziamento della medicina del territorio, quindi nessuno verrà lasciato indietro. C'è una mole incredibile, evidentemente, che viene anche da un progresso, come diceva lei, che è quello delle liste di attesa, sul quale l'assessore sta lavorando, e ci saranno anche delle novità a breve, proprio che annuncerà l'assessore, per quanto riguarda lo smaltimento delle liste di attesa. Quindi non mi sembra che si vada, tra l'altro, ritornando al tema delle privatizzazioni, poi ricordo un pochino a tutti e a noi stessi che abbiamo trovato un vulnus che si chiama Prosperius, dove lì evidentemente c'era una maggioranza privata con i soldi del pubblico che andava avanti da tempo. Noi abbiamo messo mano anche a quello e risolto, quindi abbiamo ripreso la maggioranza pubblica, quindi se c'era qualcuno che privatizzava evidentemente era qualcun altro e non certo questa maggioranza. Allora, il piano sanitario non è ancora, diciamo, di pubblica utilità, vorrei dire. È un documento che è arrivato, molto corposo, non ancora esecutivo. Per quello che è stato appurato fino adesso, Porsi, che cosa si può dire di questo atto che è fondamentale per questa legislatura, per il futuro della regione? La ringrazio per la domanda e intanto rassicuro il collega Pastorelli, sono felicissima che la mia regione, la nostra regione, è in zona bianca, mai stata un gufo e quindi di questo risultato non ne vado assolutamente orgogliosa. Ho sempre tifato perché l'Umbria uscisse e contenesse i limiti di questa pandemia.
L'atto del Prosperius lo abbiamo votato anche noi perché sentiamo l'esigenza di andare verso una normalizzazione delle situazioni critiche che lei dice di aver trovato. Parliamo adesso di questo piano sanitario regionale. Ecco, e qui vengo al dunque. Perché? Perché è un documento che arriva con 2 anni di ritardo, mi permetto di dire, perché aveva promesso di bonificare questa regione da tutti i mali che aveva trovato, slogan che tra l'altro va alla grande per tutte le materie e che se letto, diciamo così, bene come abbiamo provato a fare tutti, possiamo dire 2 cose. La prima, che è un atto che in linea di principio e per quello che rappresenta è condivisibile. Le linee di principio sono ragionevoli, ma c'è un tema. Potrebbero essere quelle che vanno bene in Val d'Aosta come nel profondo sud della Sicilia. Quando si scende, e per quel poco che scende nei particolari, arrivano veramente i vulnus, i problemi. Perché dico questo? Perché la razionalizzazione dei distretti sanitari, che è la cosa più importante e che ha fatto insorgere l'Umbria tutta, anche i sindaci di centrodestra che magari pur dovendo votare questo atto nelle sedi istituzionali poi fanno arrivare i documenti in cui chiedono di rivedere certe situazioni, dimostra che questo eccessivo accorpamento dei distretti, questa riduzione da 12 a 5, rappresenta una contraddizione rispetto a quello che la pandemia ci ha insegnato. E allora voglio essere più chiara. Il collega Pastorelli e tutta la maggioranza, ogni volta che viene chiamato in causa per quelle che sono le decisioni che afferiscono al loro periodo di governo, fanno giustamente riferimento a quello che hanno trovato. Quello che hanno trovato è il frutto di una legislazione nazionale che inquadrava e in qualche maniera obbligava a prendere delle scelte ben precise. Io sono convinta che quelle scelte non andavano bene per l'Umbria, come non vanno bene per le zone interne di alcuni territori dell'Italia, e su quello dobbiamo lavorare. Avremmo dovuto lavorare, tanto che l'Umbria nel passato ha provato a difendere certi presidi non in norma con quello che i parametri nazionali richiedevano, con le mani e con i denti, pur mantenendo quei livelli di eccellenza e di regolarità dei livelli di valutazione che a voi fanno ridere spesso, ma purtroppo è quella la griglia di valutazione che il sistema sanitario nazionale prevede. L'essere sempre nelle prime 3 posizioni negli 11 anni in cui questo sistema è entrato in vigore significa che i conti in questa sanità erano in ordine e, nonostante quelle restrizioni che venivano richieste, alcune situazioni si sono procrastinate nonostante i numeri non lo consentissero. Allora oggi che c'è una riflessione che riguarda tutto il Paese, per cui la medicina di territorio viene in qualche maniera riproposta come una grande necessità su cui fare una riflessione, quell'inversione di marcia che a livello nazionale i vari governi, e lì ci siamo stati tutti per cui non possiamo rimparlarci le responsabilità, avevano pensato per i territori, andavano rivisti. Che il documento che esce dall'Umbria prevede una razionalizzazione in quella direzione, tra l'altro torno a dire, tutti i vostri sindaci ve lo stanno chiedendo di rivedere quella vostra proposta, significa che non siamo nella direzione giusta. Bene, sentiamo il capogruppo della Lega per controbattere a questa critica articolata di Donatella Porzi. Ma evidentemente se c'è qualcosa da correggere, come diceva la collega Porzi, che è stato evidenziato in più parti anche da amministratori vicini a centrodestra, sono state già apportate delle correzioni su suggerimenti comunque pertinenti e quindi non è che qui c'è qualcuno che non ascolta qualcun altro, ma vi do una notizia: anche questo piano sociosanitario va incontro a delle esigenze dal punto di vista legislativo nazionale che dovevano essere già attuate da diverso tempo, che non erano comunque state attuate. Dopodiché la razionalizzazione dei distretti, io capisco come tutte le novità vanno viste con degli occhi nuovi, perché se noi
ragioniamo con, diciamo, con gli occhi dello status quo, e certo i difetti ne possiamo trovare 100.000, però è un piano che va in una direzione innovativa e va visto con degli occhi, diciamo, ripeto, nuovi. C'è un potenziamento della medicina del territorio, quindi c'è una previsione anche diversa dell'approccio alla sanità. Penso adesso, in fase di emergenza, che si fa? Magari per qualsiasi cosa si va al pronto soccorso. Invece, faccio un esempio banale, con il nuovo piano sociosanitario, le case di comunità che sono attrezzate con i vari professionisti, il primo approccio sarà lì, e dove poi decideranno dove tu debba essere in qualche modo curato nel migliore dei modi. Cioè, perché poi quello che interessa ai cittadini, io non penso di avere l'ospedale sotto casa che fa tutto e non fa niente, è di andare, diciamo, in una struttura dove possa essere curato nel migliore dei modi per la patologia o per l'infortunio che ha. Quindi l'approccio deve essere evidentemente diverso. Quindi ci vuole coraggio, perché questo noi, anche la riduzione dei distretti, io capisco che per qualcuno si riducono anche le poltrone, così, io questo lo capisco bene, però ci vuole coraggio, il coraggio a noi non manca, l'assessore Coletto non manca, come non continuerà a mancare l'ascolto. Quindi, ripeto, c'è qualcosa da migliorare e da perfezionare, assolutamente sì, ben venga, ma stravolgere, quindi pensare di ritornare a un piano che percorre il solco di 30-40 anni fa non è più possibile oggigiorno. Pastorelli, entriamo un po' anche nel particolare. Si parla molto, e la politica interviene su questo, su sollecitazioni, su voci che arrivano dai vari nosocomi. Negli ultimi tempi ho notato di ospedali più piccoli rispetto ai due grandi, Assisi, Pantalla, tutte queste questioni, queste emergenze, questi ospedali che sono rimodulati, gioco forza, perché c'è una pandemia, ci sono dei ricoverati da malattia virale da sistemare. Ecco, per esempio, nella sua città l'ospedale di Assisi, del quale si teme possa perdere delle funzionalità, possa diminuire il suo raggio, in quel tipo di ospedale qual è la situazione in questo momento? Qual è un po' il futuro di questa, di questo importante ospedale? Dico importante perché Assisi è importante non solo per gli umbri, ma centro mondiale, quindi lì gravitano, insomma, vorrei dire anche milioni di persone nell'anno. Assolutamente sì, oltre i quasi 70.000 abitanti del comprensorio ci sono gli oltre 5 milioni di turisti che gravitano intorno alla città di Assisi, quindi l'attenzione è alta sull'ospedale di Assisi come sugli altri piccoli ospedali della regione. Parlando di Assisi, poi siamo andati sulla stampa diverse volte anche con la collega Porzi, e in qualche modo c'è un'attenzione molto alta. Evidentemente non possiamo far finta di scordarci che c'è e c'è stata una responsabilità politica dello smantellamento dell'ospedale di Assisi, perché poi se ci vogliamo, vogliamo far finta di tutto, facciamo finta, però c'è una responsabilità politica ed evidente. Ricordo la battaglia per il punto nascita, all'epoca anche il sottoscritto c'era, che poi ad Assisi non possa nascere più nessuno, come diceva il buon Claudio Ricci, con il nome di Chiara e Francesco, già questo in qualche modo grida vendetta. Ci sono stati dei tagli negli anni e di certo al governo della regione non c'era questa amministrazione centrodestra, ma c'era la sua cara collega Porzi, quindi lei ricorda bene. Rimango stupito quando poi vedo sull'interrogazione che lei ha presentato che dice no, negli anni più volte abbiamo sventato. Esatto. Avete fatto tutto da soli, perché poi allora, è come se mi metto una bomba sotto la sedia, poi la tolgo, cioè mi svento da solo. Quindi le responsabilità politiche poi vanno sempre prese, quindi le responsabilità vanno prese. Lì la situazione è una situazione che è attenzionata, evidentemente avrà il suo taglio, la sua specializzazione all'ospedale di Assisi, ma assolutamente non è in discussione. L'ospedale di Assisi, lo voglio ribadire anche in questa sede. E allora replica questa volta di Donatella Porzi.
Grazie per la possibilità. Intanto conosco questo ospedale più o meno quanto lei, per averci fatto nascere almeno i miei due figli, quindi sono tra le donne che hanno partorito in Assisi. Lo ricordo e dico che abbiamo provato a difendere quel punto nascita finché è stato possibile. Ma veniamo all'oggi, perché lei giustamente non fa che scaricare sulle politiche del passato. Allora, sulle politiche di questi due anni, che sono di vostra pertinenza, con le risorse straordinarie, di cui non avete saputo dare risposta neanche alla Corte dei Conti rispetto a come avete impiegato quei soldi, nonostante le numerose interrogazioni che anche personalmente ho presentato più volte all'assessore, le risposte sono state: non abbiamo ancora verificato i conti, non abbiamo ancora i dati, quando trimestralmente i dati si verificano anche a livello nazionale, i dati della sanità. Beh, nell'ultimo documento a fine anno anche la Corte dei Conti ha detto che non sapete dove sono andati a finire questi soldi, quindi lo sapremo. Però veniamo al dunque. Gli ospedali piccoli, parliamo di Assisi, ma potremmo parlare di Branca, potremmo parlare di Pantalla, cioè c'è un pullulare di insoddisfazione nei territori che tocca i cittadini, perché oggi non si trovano risposte in questi ospedali. E il problema qual è? Che tutti devono rivolgersi agli ospedali più grandi, intasando quelle situazioni, perché se lei va ad Assisi, e io ci sono stata purtroppo anche recentemente con dei miei familiari, si fa più ben poco. È una struttura da dove i professionisti stanno scappando per le responsabilità grandi che si hanno nell'operare in determinate condizioni. Lo dico io e me ne assumo la responsabilità. È un ospedale che nel corso di questi due anni non sta facendo più niente, come nelle altre realtà. Il pronto soccorso non c'è, l'unità complessa chirurgica che dovrebbe spettare ad un territorio di quella portata e con quell'affluenza di stranieri e di visitatori che nel corso della stagione estiva no, ci sono. Allora, lei mi parla di ospedali di territorio, ospedali di comunità, ma abbiamo chiara che questa transizione così, che avrà bisogno di un tempo per essere realizzata giustamente, no? Perché non è che dall'oggi al domani noi realizziamo questi processi. Nel frattempo sta vedendo svuotare le nostre chirurgie. Chi va in una chirurgia di quella portata? Cosa trova? Che tipo di servizio? Non andando lì e non essendoci più un pronto soccorso funzionante, noi siamo costretti ad andare in realtà dove magari per cose anche sciocche, come diceva lei, e che questi ospedali potrebbero risolvere, va bene? Andiamo a intasare le situazioni e i reparti di ospedali che dovrebbero avere altre funzioni. Allora, io spesso dico e uso questa espressione: quando si vincono le elezioni si sale su un treno in corsa. Il mondo non si può fermare a aspettare le nostre valutazioni, le nostre considerazioni. Quelle dovremmo averle fatte prima, quando ci siamo presentati con i nostri programmi. Nel vostro programma c'era scritto chiaro che questa complementarità tra pubblico e privato prevedeva uno sbilanciamento da quella parte. Gli umbri se ne stanno accorgendo sulla loro pelle e non sono le suggestioni di una consigliera d'opposizione irritata. Per l'amor di Dio, io sono contenta che siamo in zona bianca, sono contenta che le nostre situazioni comunque, per la serietà e per la responsabilità di chi lavora in questi contesti, sta reggendo, ma stiamo veramente arrivando alla fine di un processo di tenuta. Grazie consigliere Porzi, il tempo scorre velocissimo, se il consigliere Pastorelli vuole fare una replica velocissima, ha già detto sull'ospedale di Assisi qual è il suo punto. Ovviamente ho già detto, ma sono disarmato con la sicurezza con cui il consigliere Porzi fa certe affermazioni. Io penso che gli umbri non sono totalmente sciocchi, ma sono abbastanza intelligenti per capire qual è la vera realtà della cosa, le situazioni come sono. La ringrazio. Osservazione. Ci sono rimasti degli spiccioli di minuti, allora io un'altra cosa ve la volevo chiedere a entrambi, ma vi chiedo proprio una risposta telegrafica a questo punto perché siamo in conclusione. Porzi ha depositato un'interrogazione dove si dice, si parla del PNRR, quindi parliamo di un argomento che riguarda invece tutta la sfera, non soltanto la sanità. Allora, questo PNRR ancora non è praticamente entrato in vigore, ma è una macchina lenta, e lei, Porzi, già dice nell'interrogazione che ci sono dei ritardi.
telegraficamente da entrambi. Innanzitutto l'interrogante. No, nella mia richiesta, nella mia interrogazione, chiedo quali sono i lavori e cosa ha prodotto queste cabine di regia che sono state istituite lo scorso anno, mi pare. Adesso le date non me le ricordo bene, perché appunto sappiamo, in quanto tutti leggiamo giornali e telegiornali, che questo PNRR ha bisogno di una tempestività nella sua esecuzione. C'è una scadenza che l'Europa ci ha dato. Abbiamo visto Draghi come all'indomani delle elezioni del Presidente della Repubblica abbia da subito sollecitato i ministri verso, e io mi preoccupo per la nostra regione, leggendo anche quello che alcuni sindaci, oltre a fare le battute sull'uso dell'italiano, dicono seriamente, cioè che nei loro comuni hanno difficoltà a strutturare, no? Leggevo ieri il sindaco di Foligno chiedere aiuto rispetto allo strutturare un percorso che consenta loro, con tecnici qualificati e capaci di strutturare questo tipo di percorsi, e mettere a terra questa mole di risorse che dovranno arrivare anche in Umbria. Tra l'altro sottolineo in questa interrogazione che abbiamo capito, finalmente la Giunta ha capito, che i soldi non passeranno tutti per la Regione, ma che gran parte di queste risorse passeranno per le province e direttamente per i comuni. Chiedo anche di capire quali sono i progetti finanziati, perché da quello che abbiamo visto nei documenti ufficiali c'è tutta roba che era nei cassetti che noi abbiamo lasciato, progetti molto validi, molto importanti, come quelle delle periferie, della rigenerazione urbana, che siamo contenti vedranno la luce anche grazie a questa straordinaria mole di risorse di cui nessuna amministrazione ha mai beneficiato e che deve rappresentare l'occasione per la vera strutturazione di un'economia umbra. Grazie, di cui conosciamo i limiti, i difetti, le negligenze, e che vorremmo attraverso questo processo possa veramente irrobustirsi e rappresentare quella grande struttura con cui affrontare grazie, il futuro. Grazie consigliere Porsi. Ricordo che in quest'aula io ho anticipato un tema che sarà discusso qui, ci sarà la Presidente Tesei, ci saranno tutti gli assessori, ma intanto volevo sentire il capogruppo della Lega Umbria, Stefano Pastorelli, sull'impostazione di questo tema. L'interrogazione innanzitutto è evidente che risponderà la Presidente nel merito e è più informata del sottoscritto. C'è una forte attenzione sul tema, e questo, ripeto, deve essere un altro tema che sì, ci può in qualche modo ci si può distinguere su alcuni aspetti, però ci dovrebbe trovare quantomeno tutti uniti e preparati e propositivi per poter quindi mettere a terra tutti quei progetti che possono essere utili alla nostra comunità umbra, ai piccoli comuni, medi comuni, grandi comuni. Quindi sono uno di quei temi dove dobbiamo lavorare insieme e dove qui la politica magari, ecco, evitiamo, no, che il teatrino, no, come abbiamo fatto spesso anche sulla sanità, ripeto, anche sull'ospedale di Assisi abbiamo fatto teatrino. Ora è il momento della collaborazione e quindi di cercare di trovare una sintesi per poter essere e mettere a terra tutte quelle idee, quei progetti che ci sono. L'attenzione è molto alta, gli strumenti sono diversi da mettere in campo e nei prossimi giorni ne proporremo uno anche come gruppo Lega, e niente, noi ci siamo e vediamo di correre, perché il 2026 sembra lontano ma è vicino, dove a quel punto andranno rendicontati tutti i lavori fatti con le risorse PNRR. Il nostro tempo è terminato, ringrazio i consiglieri Porsi e Pastorelli per aver ripreso la nostra trasmissione Il Punto, giunto al numero 386, siamo al termine, grazie anche ai telespettatori, ai radioascoltatori che ci hanno seguito in questa puntata. Appuntamento alla prossima puntata.